Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori passeggia per la sua città, una delle più colpite dal coronavirus. Strade deserte, file ordinate ai supermercati, un silenzio assordante. C'è un'Italia che combatte, un'altra che si nasconde dietro le solite furberie. 10.000 le persone denunciate ieri per aver lasciato senza motivo la propria abitazione, 21.000 nel fine settimana. Fra queste diverse centinaia di persone che hanno provato a lasciare le località del nord e a rientrare nei loro comuni d'origine, molti dei quali al sud, in vista della chiusura di diverse attività lavorative. Centinaia nella notte le auto a Villa San Giovanni per gli imbarchi verso la Sicilia. Il sindaco di Messina De Luca attacca: qualcuno gioca con la nostra vita, li fermo io. E nel pomeriggio il presidente della regione Musumeci afferma: stop agli ingressi. L'AIFA poco fa ha dato il via libera alla sperimentazione del Lavigan, l'antivirale che avrebbe dato buoni risultati in Giappone. Speranza per tutti, in particolare per le regioni più colpite, la Lombardia certo, ma anche Emilia-Romagna e Veneto, dove oggi è scattata l'operazione tamponi a tappeto. L'obiettivo è di arrivare in un paio di settimane a effettuarne 20.000 al giorno attraverso la sorveglianza attiva, progetto coordinato dall'Università di Padova assieme a Regione Croce Rossa per sanare e isolare le persone contagiate ma sintomatiche e così per diminuire progressivamente i ricoveri. Crematorio in tilt a Piacenza, con oltre 100 bare accatastate, mentre i medici continuano purtroppo a perdere la vita. Due le vittime nelle ultime ore: Leonardo Marchi, medico infettivologo e direttore sanitario di una casa di cura a Cremona, e Manfredo Sgueri, responsabile del reparto di medicina alla casa di cura a Piccole Figlie di Parma. Salgono così a 19 i medici deceduti a causa dell'epidemia.